L'Abruzzo al Vin Italy, questa importante vetrina internazionale dedicata ai vini con il cosiddetto modello Abruzzo, quattro spazi brandizzati, suddivisi secondo le denominazioni provinciali, colline Terramane, colline Pescaresi, terre dell'Aquila, terre di Chieti. Le aziende inserite nell'area del consorzio sono 51, in tutto invece ne sono un centinaio. Primo ospite a visitare nella giornata inaugurale lo spazio Abruzzo, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, accompagnato dal sottosegretario all'agricoltura Luigi D'Eramo, dall'assessore regionale Emanuele Imprudente e dalla consigliera regionale Sabrina Bocchino. Salvini ha elogiato il vino abruzzese. Ci sono cantine abruzzesi che stanno esportando il 60, il 70, l'80% del prodotto e quindi vuol dire futuro e vuol dire anche recupero dei territori, perché ci sono cantine che stanno recuperando pezzi di territorio che altrimenti sarebbero all'abbandono nella splendida terra d'Abruzzo, quindi sono contento di aver omaggiato con la mia presenza e il mio assaggio, il sacrificio. La cosa bella, ripeto, è che oltre all'aumento dei fatturati, però il vino abruzzese, il vino italiano, significa cultura italiana nel mondo. Assessore Emanuele Imprudente, qual è l'Abruzzo che si racconta in questa edizione del Vin Italy? Ma si racconta un Abruzzo forte e gentile, un Abruzzo orgoglioso, un Abruzzo moderno. Si racconta un Abruzzo sostenibile, che è un po' la costruzione di quella che è la prospettiva che abbiamo tracciato con la nuova programmazione, con le azioni messe in campo, con tutta una serie di iniziative dove al centro c'è la nostra regione, il valore ambientale di una terra e di una regione che in meno di un'ora siamo dal mare alla montagna, in una regione dove ci sono parchi nazionali, parchi regionali, in una regione dove la qualità e il valore dell'ambiente e della vita sono unici in Italia e forse nel mondo. Presidente Alessandro Nicodemi, modello Abruzzo dunque qui al Vin Italy, ma cos'è il modello Abruzzo? Allora, finalmente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a febbraio 23, con la vendemmia 23, settembre-ottobre, partiremo con questo nuovo modello Abruzzo. Che significa? In maniera molto sintetica, non avremo più un solo e unico grande Montepulciano d'Abruzzo come estensione territoriale che parte a Martinsicuro, arriva a Basto passando fino all'Aquila, ma avremo le quattro province calate all'interno di questa grande dominazione. Quindi avremo un Montepulciano d'Abruzzo superiore, terre dell'Aquila, un Montepulciano d'Abruzzo superiore, colline Pescaresi e via dicendo. La stessa cosa anche per Trebbiano e per il Cerasuolo. Quindi, ripeto, con la vendemmia 23 non berremo più soltanto tre grandi denominazioni, però in maniera indistinta, ma tre grandi denominazioni caratterizzate proprio dal luogo di provenienza delle uve. Presentata la prima edizione del progetto FAI Percorsi Slow 2023, ideato dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo in collaborazione con il FAI Abruzzo Molise e Slow Food, un modo per conoscere luoghi d'arte ed il buon vino.